Oltre alla legge regionale, tra le fonti del diritto indicate come leggi, vi è oggi anche la legge provinciale. Essa non riguarda tutte le province, ma soltanto le due province di Trento e di Bolzano, che sono le due province inserite, direi incapsulate, nella regione a statuto speciale nel Trentino Alto Adige, Sud Tirolo. Questo è il nome completo della regione a statuto speciale. I poteri di queste due province autonome sono stabiliti dallo statuto speciale, che, ricordiamo, è elevato a livello di legge costituzionale ed ha attribuito a queste province la potestà legislativa e quindi la potestà di emanare delle leggi provinciali, quindi con efficacia sul territorio delle rispettive province, sulle materie di rilievo e interesse provinciale stabilite nello statuto e, come si è detto, con efficacia nel territorio delle rispettive province. Attenzione, non si tratta di regolamenti provinciali, ma di leggi provinciali che possono stabilire su alcuni aspetti delle regole derogatorie speciali, quindi prevedono una specialità di disciplina che può anche sollevare dei problemi e di cui conviene fare cenno, perché queste leggi provinciali, in particolare quella della provincia di Bolzano, ha previsto delle regole speciali, alcune delle quali giustificate, come vedremo, dalle esigenze economiche di questa provincia, hanno presentato dei problemi di legittimità che hanno inciso anche sul principio di eguaglianza stabilito nell'articolo 3 della Costituzione. Di che si tratta? Qual è il punto nodale di contrasto tra queste leggi provinciali e addirittura il principio di eguaglianza di cui è l'articolo 3 della Costituzione? La legge regionale della provincia di Bolzano ha valorizzato il tradizionale istituto del cosiddetto maso chiuso, parola antica che col termine maso si indicava la fattoria agricola, e la parola chiuso sta per autosufficiente. Quindi maso chiuso è il complesso della fattoria e del suo contorno, dei campi e della possibilità di svolgere anche altre attività, in modo che questa fattoria agricola sia, sotto il profilo vegetale e animale, autosufficiente. Qual è il problema? È che al momento della successione, per legge provinciale, il maso chiuso, cioè l'intera fattoria agricola autosufficiente, è data in eredità a un solo componente della famiglia, di solito il primogenito. E questo però è in contrasto con la regola dell'eguaglianza che vi è nelle altre parti del territorio nazionale sull'eguaglianza dei legittimari. Con questa parola si indicano coloro che hanno diritto ad avere la quota legittima dell'eredità, cioè dei figli. E quindi, mentre nelle altre parti della Repubblica Italiana, quando si verifica la successione cosiddetta legittima, cioè in mancanza di testamento, cosa stabilisce la legge? La legge prevede che l'eredità debba essere suddivisa in parti uguali tra coloro che sono i legittimari, cioè coloro che seguono la successione legittima, quindi i figli, e poi seguendo sempre la legge. In mancanza dei figli vi sono anche la moglie e tutta una serie di altre persone. Invece, in questo caso, nella provincia di Bolzano, l'intera fattoria agricola autosufficiente passa in eredità a un solo componente della famiglia e non agli altri. In favore di questa deroga così forte al principio di eguaglianza, si è ritenuto che se si fosse applicata la regola dell'eguaglianza, il bene, cioè la fattoria agricola autosufficiente, si sarebbe frammentata.
e le singole unità immobiliari non avrebbero potuto sopravvivere. Vi è stato quindi un contrasto tra la disciplina, chiamiamo economica, del maso chiuso e il principio di eguaglianza. Sino ad ora questa regola speciale è stata mantenuta e bisogna anche aggiungere che da un lato la Corte Costituzionale non è stata sollecitata a valutare la legittimità costituzionale di questa regola. Bisogna anche aggiungere che questa regola è prevista non in una legge ordinaria, bensì in una legge che fa parte dello statuto speciale, quindi in una norma, in una legge dello statuto speciale, che è elevato a rango di legge costituzionale. Quindi è una deroga che può convivere anche con l'articolo 3 della Costituzione. Ma naturalmente il problema fa sorgere anche degli aspetti giuridici. Pensiamo ai figli che non ereditano nulla, perché tutta l'eredità passa a un solo erede. La ragione giustificatrice di questa regola è che se si fosse applicata la eguaglianza, si viene a sgretolare questa che è l'unità del maso chiuso. Allora, per tornare ad una valutazione importante anche di queste due province, si vede che queste due province, incapsulate nella regione Trentino Alto Adige, anche per varie ragioni, per questa potestà legislativa, si stanno strutturando come due piccole ma solide regioni. E quindi la regione Trentino Alto Adige, Sud Tirolo, è come un involucro giuridico sottile che contiene due realtà, le due province di Trento e di Bolzano, politicamente ed economicamente autonome, che in relazione alle particolarità di questi territori montani trovano una giustificazione giuridica. Devo anche aggiungere che altre leggi provinciali, pur essendo circoscritte ai vari problemi montani delle province di Trento e di Bolzano, hanno evitato molti dei difetti delle leggi regionali. Perché a parte questa singolarità del maso chiuso che si è voluto qui dare qualche cenno, la maggior parte delle regole provinciali di Trento e di Bolzano sono riuscite a evitare la maggior parte dei difetti delle leggi regionali, sia delle regioni a statuto ordinario, sia specialmente delle regioni a statuto speciale.